Sparco Official Supplier of Passion, fornitore ufficiale della tua passione. Sparco è passione vera. Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili, ordini telefonici e online, spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. T-Rex, All Makes, Terrafirma, Marlow Robs, KBX, www.raptor4x4.it. Midland presenta l'evoluzione della Action Cam, la XTC400. Connessione diretta a tablet e smartphone, live streaming, per condividere immediatamente i tuoi video su Facebook e YouTube. Midland XTC400. Put yourself in the action. TopGear.it. Progettazione, produzione e vendita di tutti gli accessori per il tuo fuoristrada. Migliaia di prodotti disponibili immediatamente a magazzino, progettati e personalizzati da chi il fuoristrada lo pratica da sempre. Acquisti semplici, veloci, con pochi clic, senza obbligo di iscrizione. Visita il sito www.topgear.it. Dopo la pausa estiva è ripartito il quinto campionato CTF, organizzato dal Savona Fuoristrada in collaborazione con il 4x4 Landia, sotto il patrocinio dell'ente nazionale Fiamma Fuoristrada. La quinta tappa del campionato Trial si è svolta il 13 settembre nel Morregalese, ai piedi delle Alpi Marittime, presso la Cava Baudino, sita a Pianfei, in provincia di Cuneo. La macchina organizzativa del CTF si è messa in moto dal sabato per la ricognizione del territorio e l'organizzazione dell'evento. Allora, ciao a tutti, siamo qua a Pianfei per la quinta gara di campionato del CTF. Ha appena smesso di piovere, speriamo, fango ce n'è veramente tanto. Speriamo che i 21 equipaggi che sono arrivati per questa manifestazione si divertano e che vada tutto bene, come sempre. Noi diamo il massimo. 21 equipaggi va bene per essere la quinta gara di campionato. E niente, andiamo sulle prove. Ciao a tutti. Alle ore 10:30 Nicola Ferrara ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. Posticipata di circa 30 minuti la partenza, visto un lontano bagliore che faceva sperare in un miglioramento meteorologico, si è tenuto il briefing, dove il giudice unico Nicola Ferrara ha rivolto i saluti ai team partecipanti, alla presenza di alcuni sponsor che hanno presenziato la manifestazione, ed ha infine descritto le caratteristiche e le difficoltà delle singole prove valutative della giornata, precisando zona per zona le tipologie di attenzioni da mettere in atto da parte degli equipaggi. Inoltre, ha evidenziato che in questa specifica tappa, in due delle quattro prove valutative, il percorso prevedeva 5 porte, ulteriore elemento di difficoltà per piloti e navigatori. Il team dei tracciatori, sotto la direzione di Nicola Ferrara, si è particolarmente impegnato nel lavoro di valutazione del terreno per poter disegnare le quattro prove in modo equilibrato e tenendo conto delle previsioni meteo che segnalavano un rischio pioggia dell'85%. Hanno predisposto tutte le prove in modo tale da consentire ai partecipanti di poter affrontare in sicurezza i percorsi, anche in caso di forti precipitazioni. La sera precedente l'evento, lo staff del CTF, insieme ai numerosi partecipanti già sopraggiunti nella location, si è concesso un meritato ristoro presso un agriturismo locale, dove tra gustosi piatti tipici della cucina piemontese non sono certo mancati l'allegria e l'amichevole aggregazione che da sempre contraddistinguono il gruppo CTF. La
mattina dell'evento, i due responsabili, Nicola Ferrara e Flavio Pintus, già dalle prime ore dell'alba sono stati svegliati da un forte temporale che preannunciava una giornata di gara all'insegna delle difficoltà. Trasferitisi in campo gara unitamente allo staff, si sono subito resi conto che nonostante l'ottima tracciatura, il fango e la bassa aderenza l'avrebbero fatta da padroni a causa della particolare composizione del terreno rappresentato da depositi sabbiosi e fronti di terra rossa, che a fronte dell'intensa precipitazione hanno generato un fango dalle caratteristiche di inconsistenza, pastosità e pesantezza. Questa quinta tappa ha contato ben 21 equipaggi iscritti, che come da regolamento sono stati suddivisi nelle quattro categorie in gara, divise in gruppo veicoli sbloccati o senza blocco, con 5 team iscritti, gruppo veicoli con un blocco, con 5 equipaggi in gara, il gruppo veicoli con 2 blocchi, con 5 team concorrenti, ed infine il gruppo veicoli speciali, con 6 team partecipanti. Agli equipaggi presenti è stato comunicato il tempo massimo di percorrenza di 8 minuti, sancito per questa specifica tappa e per ogni prova valutativa, e la cui rilevazione dei tempi è stata affidata al capo prova assegnato ad ogni prova stessa. Al termine del briefing sono state quindi consegnate ad ogni equipaggio le due tabelle di marcia riportanti le prove previste da affrontarsi in senso di marcia normale e in senso contrario, e comunicato l'orario di fine manifestazione previsto per le ore 16, posticipato poi alle 16:30 per dare la possibilità a tutti i piloti di concludere le prove viste le difficoltà create dalla forte pioggia. Tutte le prove sono state aperte simultaneamente nei due sensi di marcia, con 4 capi prova e 2 ripetitori assegnati in prova 1 e prova 2, incaricati alla valutazione e alla rilevazione dei tempi di percorrenza nei percorsi di gara. Come da regolamento, all'interno di ogni prova valutativa, delimitata da bandelle, sono state poste le porte differenti per ogni categoria di veicoli, sulle quali è stato posto il numero bifacciale progressivo e di colorazione, differente per ogni singola categoria, in modo da consentire agevolmente ai piloti l'individuazione delle porte da percorrersi nei due diversi sensi di marcia. Le porte, delimitate da 2 paletti in legno posti in corrispondenza dell'ostacolo da superare, creano un percorso obbligato nell'ambito della zona di ogni singola prova, con difficoltà diverse e crescenti per ogni categoria di veicoli in gara. Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. L'ingresso delle vetture è determinato dal facente funzioni di capoprova in base all'equipaggio che si presenta per primo ad ogni prova valutativa, seguendo poi l'ordine di presentazione dei partecipanti, che sono liberi di scegliere in quale senso di marcia disputare le prove. Oh,
limitazione dei tempi entro cui svolgere la prova, il facente funzioni di capo prova attribuisce e registra sulla tabella di marcia eventuali penalità previste dal regolamento. I concorrenti, già dalle prime visioni delle prove, notano le difficoltà che avrebbero dovuto affrontare in questa giornata dal sapore autunnale, che fortunatamente, a dispetto delle previsioni, poco dopo la partenza ha visto cessare le piogge intense, regalando anche sprazzi di sole che hanno consentito una sicura riuscita dell'evento e un'affluenza numerosa di pubblico non solo locale. Il capo prova addetto Laura, nella prova 1, affiancato dal ripetitore Paolo, hanno gestito le numerose evoluzioni regalate da tutti i concorrenti. Questa prova, disegnata su una costa con forte pendenza, prevedeva 4 porte. Il giusto equilibrio dei singoli percorsi, studiati dai tracciatori per ogni categoria, ma complicato dalla scarsa aderenza per la fanghiglia presente, ha creato alcuni problemi, in particolare per le categorie dei bianchi e gialli, per la mancanza di grip sulle forti pendenze negli avvallamenti. Nella categoria dei verdi si è distinto il team Ciocchino del team Goe Secche, per aver affrontato il percorso in andata e ritorno senza nessuna penalità. Ottima prestazione anche per i team Nervi Ferrando, Filo Team e Canestri Barbieri, che nella categoria Un Blocco hanno concluso le prove con assenza di penalità. Categoria dei bianchi, Far Natale, navigato da Bevegni, ha affrontato le prove conseguendo il minor numero di penalità e regalando spettacolari evoluzioni con il suo mezzo. Per la classe dei prototipi, il team RCT, in questa prova ha affrontato i percorsi conseguendo il minor numero di penalità di categoria, seguito da Principali Trichilo, che nell'affrontare il percorso hanno regalato evoluzioni mozzafiato agli spettatori presenti. Ultimo da ricordare, l'equipaggio Baccino Prato, alle prese con il loro nuovo proto ancora da conoscere a fondo. Hanno offerto grande spettacolo grazie a un rocambolesco rollover. Il capoprova Giancarlo, affiancato dal ripetitore Sergio, nella prova 2, ha gestito questo percorso che prevedeva alcuni passaggi molto tecnici che la forte pioggia mattutina non ha complicato più di tanto, in quanto lo strato di fango era solo superficiale e il terreno ha aiutato notevolmente i team con un grip decisamente migliore a quello che ci si aspettava. Solo una porta riservata ai prototipi ha creato parecchie difficoltà agli equipaggi e solo alcuni mezzi particolarmente performanti sono riusciti ad affrontarla. Well, I get.
yes, it's the same everywhere. Come around nice now and you get out anywhere. Fight to give it up and you get out anywhere. Most these people, they don't live anywhere. So every other night they just sleep everywhere. I try to live that life but it ain't get me anywhere. I make my money here, there, but I can make it anywhere. Ask about me, sonny, they respect me everywhere. I've been in big and pop down here, there, everywhere. Every block, block down here, there, everywhere. Guess they got beans, every block, everywhere. And they pumping big and pop, every block, everywhere. When you're looking for the cops, you can't find them anywhere. Kids looking for the cops and can't find them anywhere. And they mama keep on switching the pit down here. Yeah. I tell them anywhere, anywhere. My rap was really good. My hood. I tell them anywhere, anywhere. My rap was really good. Terreno libero, quello senza porte che i team possono utilizzare per impostare a loro piacimento l'ingresso nelle varie porte, era diviso in una parte pianeggiante e una parte su una fascia con notevole pendenza, dove c'era anche un po' di vegetazione ai lati. La parte pianeggiante nel pomeriggio è diventata una fangaia, dove si faceva addirittura fatica a camminare e i team con mezzi senza blocchi a volte hanno dovuto pagare penalità di retromarcia per reimpostare una traiettoria che il fango non gli ha permesso di eseguire correttamente. Was making steel rock. We pros whose credentials drowned yours on the real blocks. It's not coincidental that we tore some real spots. Appeal to inmates can never take it for granted. Write a memo and hand it to your receptionist. The game's about to change. Here come the perceptionist. I'm a genie. The next time you see me is Ouija. It's easy. I'm folding this dimension in prison. Il capoprova detto Felix ha gestito quest'area valutativa disegnata prevedendo un percorso con 5 porte. La più piccola e quindi la più contorta, anche per la gran presenza di fango, caratterizzata da più livelli, ha costretto molti equipaggi a compiere numerose manovre. Si sono distinti nella categoria dei verdi gli equipaggi Dossetto Billia e Burzi Pippo, che hanno usato al meglio il tempo a loro disposizione e che hanno affrontato il percorso in assenza di penalità. Stesso risultato nella categoria dei blu per i team Nervi Ferrando e Maggio Lintas. Nella categoria dei bianchi si è distinto il Bratta Team di Gigliotti Zanni su Land Rover, che ha affrontato questo percorso conseguendo il minor numero di penalità di categoria, così come per la categoria dei proto il team Bertolino Gramaglia. Prova 3, il capoprova detto Flavio ha gestito l'ampia area che caratterizzava questo percorso, nella quale erano previste 5 porte per ogni categoria di veicoli in gara. Nei percorsi disegnati utilizzando tratti pianeggianti, gli equipaggi avevano la possibilità di compiere ampie manovre per affrontare le porte poste nei pressi degli ostacoli da superare. Questa
prova offriva dolci rampe per la categoria dei verdi, attraversamenti laterali per la categoria dei blu, mentre decisamente più impegnativo il percorso per la categoria dei bianchi, con scalini e traversi da un paio di metri che hanno reso difficile il completamento della prova a zero penalità. Nella categoria gialli la differenza l'ha fatta uno scalone da circa 3 metri, dove l'evoluzione in discesa è risultata nulla nei confronti della risalita che solo l'equipaggio principale trichilo ha maestralmente affrontato, finendo le due prove in questo percorso, conseguendo il minor numero di penalità. Sfortunato il team Bertolino Gramaglia, che giocava in casa e che per una doppia rottura non è riuscito a portare a termine il percorso. Alle 16:30 il giudice unico Nicola Ferrara ha decretato la fine delle prove e l'obbligo dei piloti alla consegna delle schede di valutazione per la verifica delle penalità conseguite ai fini della classifica. Il presidente del Savona Fuoristrada Nicola Ferrara e Flavio Pintus, presidente del 4x4 Landia, ringraziano per la perfetta riuscita di questa quinta tappa del campionato Trial Fuoristrada. Ringraziano la famiglia Baudino per la disponibilità all'utilizzo dell'omonima cava, il sindaco del comune, i team e gli equipaggi partecipanti, gli sponsor MB Corse, Lerma Gomme, G Motors Midland, il presidente del club Nord-Ovest 4x4 Roberto De Michelis, presente con il suo team per il supporto offerto in campo gara, la Proloco per l'ottima gestione del servizio di ristoro, i volontari della Croce ed il pubblico corso così numeroso per assistere alle evoluzioni dei propri beniamini. Un particolare ringraziamento per il loro grande impegno e professionalità va al team dei tracciatori, ai capi prova, ai ripetitori e agli incaricati delle iscrizioni e delle classifiche. Fortechnic è il rivenditore ufficiale dei migliori accessori per fuoristrada. La qualità muove la nostra passione. RTZ Offroad, specializzato in preparazioni di veicoli americani. RTZ Offroad prepara al meglio la tua macchina sia per le tue avventure off-road che per la vita di ogni giorno. La classifica redatta per questa quinta tappa del campionato Trial Fuoristrada ha visto nella categoria dei veicoli sbloccati o senza blocco salire sul gradino più alto del podio il Cico Team di Rossetto Billia del club La Sarde Offroad su Suzuki. Secondi il team Sclero di Burzi Pippo del Savona Fuoristrada su Suzuki Vitara. Sale sul terzo gradino del podio il team Ciuchino di Prefumo Bigoni del team Goesecche su Toyota. Nella categoria con un blocco si aggiudica la vittoria di questa tappa l'equipaggio Nervi Ferrando del team Gli Schiacciasassi su Suzuki, secondi Maggio Lintas del Genova FC su Jeep e terzi il Polo Team di Pilotto Pilotto del Savona Fuoristrada su Suzuki. Only one thing to do. Everybody get up. Put it down, every town, every city.
poteri. Primi nella categoria, due blocchi contrassegnati dal colore bianco, Gigliotti Zanni del Bratta Team su Defender. Secondo posto per il Toselli Team di Toselli Toselli del New Club Ovata su Suzuki. Sale sul terzo gradino del podio l'equipaggio locale Turco Bruno su Suzuki. Conquista il gradino più alto del podio nella categoria dei veicoli speciali il team TNT di Principali Trichilo su Proto, seguito dal team RTC Tuo Cerruti su RTC e terzi il team Baccino Prato su Proto. And I know the movement's still right. A super song for the cause. Feel alone in your brain for the episode. Ok, è finita anche oggi, è andato tutto bene, insomma fango ce n'era veramente tanto, il tempo è stato mezzo clemente, ha iniziato a piovere di nuovo quando ormai avevamo quasi finito, si sono divertiti tutti, fango ce n'era tanto, comunque tutti contenti, non è successo niente di particolare, quindi quando le manifestazioni finiscono bene, va tutto bene, io sono contentissimo che almeno senza problemi va sempre tutto benissimo. La prossima manifestazione è il 25 di ottobre a Toriglia, sopra Genova, e niente, vediamo gli equipaggi cosa faranno per l'ultima manifestazione, perché ce n'è parecchi che si giocano ancora i primi tre posti del podio. Grazie. Buongiorno a tutti, per questa nuova puntata oggi vi parliamo delle nostre barre a LED, dei nostri fari a LED. Cominciamo con questa che vedete in alto, è una barra a curva particolarissima, segue il profilo del parabrezza, quindi è molto bella, è una barra con LED da 3 watt, la parte centrale ha dei LED di profondità, la parte laterale dei LED a diffusione, quindi per aprire il fascio luminoso e poter prendere anche i laterali oltre ad andare in profondità. E poi abbiamo le nostre barre con LED a 10 watt, un LED a 10 watt è un LED molto più luminoso rispetto a un LED a 3 watt, infatti le nostre barre a 10 watt hanno una luminosità molto elevata, le abbiamo in varie lunghezze, abbiamo 240 watt quindi 24 LED, abbiamo la 180 watt quindi 18 LED, abbiamo la 100 watt quindi 10 LED e la 60 watt quindi 6 LED. Quindi per tutti i gusti, chi vuole montare una barra più piccola, una barra più lunga, queste sono tutte barre di profondità, sono di estrema potenza, hanno una luminosità molto elevata. Poi passiamo ai nostri fanali, abbiamo il più piccolo fanale, è 11 watt, ma dalla luminosità molto elevata, fa circa 700 lumen. Abbiamo poi i fari da lavoro, questi fari sono con luce diffusa, quindi per aprire il fascio, partiamo dal nostro 18 watt, i due 27 watt che abbiamo sia in modalità tonda che quadrata. Poi abbiamo un 40 watt con luce a diffusione, molto luminoso, molto bello, e il 40 watt invece da profondità quadrato per chi vuole appunto un faretto che vada molto in profondità. Il più potente della gamma dei faretti supplementari è un 70 watt, ha più di 6000 lumen di luminosità, quindi è veramente, non lo chiamo monster perché è veramente mostruoso come luce. Quindi per chi vuole usare, chi vuole di più, abbiamo anche questo faretto di qua. Abbiamo da poco inserito una nuova gamma di barre a LED, sono barre a LED con LED da 3 watt, particolari perché hanno una luminosità inferiore a quelle 10 watt, ma hanno un prezzo molto 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 concorrenziale. Infatti le abbiamo introdotte da poco, ma ne stiamo vendendo già veramente tante. Abbiamo anche di queste varie lunghezze, sono tutte in modalità combo, cioè i LED centrali vanno in profondità, i LED laterali allargano il fascio, quindi riescono a coprire un arco molto ampio di visibilità nel fronte della macchina. Abbiamo varie lunghezze, abbiamo la 288 watt, che è quella più lunga di tutte,
abbiamo la 180 watt, la 126 watt, abbiamo la 72 watt, la 36 e la 18. Questo per poter soddisfare tutte le esigenze di luminosità e di dimensioni che ogni cliente vuole. E anche per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.